Tanto che Magneggo ti assaggia la polpetta di bollito, io ho assaggiato le murge inverse, sono la voce fuori campo oggi. E sono molto buone perché la purea di fave che è dentro la polpetta, a parte la panatura è tipo super croccantissima, è molto 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 delicata e la cicorietta ripassata è condita bene. Quindi in realtà il contrasto che si avverte tra le due è molto forte. Buona, 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 buona. A parte che la panatura è super croccante fuori. Ma non ci mangiare tutta il, la salsa. Il bollito la mangio tutta perché è buona pure quella. Gli dà il contrasto giusto con il bollito all'interno che, a parte che si scioglie in bocca, veramente scioglievole, la carne all'interno è buona, saporita. E poi ci sta la salsa verde che è bella acidina, senti la parte dell'aglio che spicca. Un bel contrasto, buono. Facciamo il change? Io facciamo il change, ma li volevo far vedere, non so se ci riesco prima che mi si cappotta la polpetta. Si vedono addirittura i pezzettini di fava dentro. Non volevo avvicinarlo troppo. Si vedono comunque tutti i pezzettini della fava dentro. Ma sai che c'è? È che sta salsina verde è talmente tanto buona che alla fine una scarpettina è d'obbligo. Allora, questo è innanzitutto lo special di oggi, c'è cioè la polenta con le salsicce, le spuntature di maiale nero. Ma noi abbiamo preso sul serio tutto il menù, perché loro hanno due menù particolari, che sono un po' due menù degustazione. Uno che è Easy Like, che viene 40 euro, e il Buon Ricordo, che viene 45, dove puoi scegliere tra un antipasto, una pasta, un secondo, un contorno e un dolce, che nel nostro caso, che mangiamo un po' di tutto e assaggiamo ovviamente sempre tutto quando andiamo nei posti, è molto più conveniente se andiamo poi a confrontare i singoli prezzi, insomma, delle singole cose. La differenza tra questo e questo è che qui ci sono comunque dei piatti scelti da loro: le polpette di bollito, le fettuccine al tortellino, il pollo alla cacciatora, patate fritte, ricotta e brisciole. E poi c'è questo piatto in più, credo, almeno da quello che sembra, che è appunto il piatto del Buon Ricordo, che è uno special, non lo sappiamo. Per il resto ci abbiamo un sacco di antipasti. Noi abbiamo preso appunto le polpette di bollito e le murge inverse. Nel menù degustazione te ne portano una, quando in realtà vai a prenderle singolarmente ovviamente te ne portano un pochino di più. Dopodiché ci sono le paste, da quelle un pochino più particolari, un po' più tipiche, fino a quelle diciamo un po' più classiche, quindi tipo la carbonara e la matriciana. La matriciana l'abbiamo presa noi. Si aggira tutto intorno ai 14-15 euro, mentre comunque gli antipasti vanno dai 7 ai 9. Poi ci sono i secondi, da quelli appunto classici, tipici della cucina romana: pollo alla cacciatora, fetta panata, polpetta al sugo, l'arrosto tabacchio, a quelli diciamo un pochetto più classici, tipo la parmigiana. E poi ci sono le verdurelle. Io ho preso i broccoletti perché sono una fan del broccoletto. Francesco, da bravo cittadino rappresentante della romanità nel mondo, ha preso le patate fritte. Da bravo cittadino della... rappresentante delle trattorie, rappresentante della patata nel della mondo, patata lo possiamo dire, lo io sono rappresentante dire, della patata dire. Nel mondo, ha preso le patate fritte, che sono poi le patate insomma del Fucino, che però fanno loro, quindi non so, le patatacce. E poi abbiamo preso i dolci, dove? I dolci li facciamo vedere dopo, va bene, noi glielo spoileriamo. Allora, come promesso, abbiamo preso due paste, una tipica della tradizione romana e invece l'altra è una tipica della casa. La prima che vi facciamo vedere sono gli spaghettoni alla matriciana, quindi classico spaghettone insomma con pomodori, pepe, pecorino romano e ovviamente il guancialotto, guanciale croccante. Invece dall'altra parte abbiamo una specialità della casa, che sono le fettuccine al tortellino, cioè la classica fettuccina, che è comunque la pasta, proprio la pasta all'uovo, che viene cotta nel brodo di carne e viene mantecata con tutti gli ingredienti che di solito troviamo all'interno del tortellino. C'è la mortadella, la noce moscata e via dicendo, insomma, anche il parmigiano, il prosciutto crudo.
E noi siamo molto curiosi perché comunque ci hanno parlato molto bene di questo primo e adesso assaggiamo e poi ve li facciamo vedere. Famogli sentire il rumore dell'amore. A parte, guarda che bel guancialotto tagliato bello, bello grossolano, quindi vedo ad occhio delle parti più morbide e delle parti più croccanti di guanciale. Mi piace come scelta. Questa invece è molto molto bella, bella e interessante, praticamente un tortellino al contrario. Non vi devo dire troppo una cosa, ho assaggiato una parte di guanciale, di quella morbida, cioè calcola che non è, è tipo si scioglie in bocca, cioè non è gommoso per niente. Assaggia. Assaggiala. Questa è la parte quella un pochino più morbida, noi stiamo facendo tipo il bungee jumping da una parte all'altra del tavolo. Posso dire che questa qua è clamorosa, e mangia quello. Troppo troppo senti buona, che figata. Senti come si scioglie. Ne voglio ancora? No, dopo. Fantastico. Adesso assaggio un attimo lo spaghettone. Che qualità sto guanciale. Hai visto che figata? Lo spaghettone è un pochino al dente. Non, io non l'ho masticato, eh. No, no, mi lo è sciolto. Mangio giù, sì, mi si è sciolto. Che è una cosa di solito quei proprio guanciali, il grasso. Ai guanciali quelli che di solito restano morbidi nel piatto, sono tipo un po' stucchevoli, no? Un po' gommosetti. Invece questo c'è, cioè, tipo scioglievolissimo. Comunque questo piatto è una hit, eh. È Night, sarà appuntamento fisso almeno una volta a settimana. Il parmigiano, non puoi capire, forma una cremina, si vede quando hanno mantecato la pasta, si è formata sta cremina di parmigiano che t'avvolge il palato, si sposa bene con tutto e poi è tutto super equilibrato, prosciutto, mortadella, tutto super equilibrato, ben bilanciato, la fettuccina bella, bella spessa, fatta in casa, mi piace tanto tanto tanto, cotta bene, rimane bella al dente. Invece vi posso dire che questa matriciana se la batte con quella di Frezza, quella che abbiamo preso l'altra volta. Addirittura. È veramente molto buona. Io avevo detto che quella era la matriciana più buona. Ci siamo che quasi. Avevo mai provato, eh. Ci siamo quasi. L'altra la preferivo un po' di più perché era un pochino più sognosetta, però questa qua insomma sa pure il fatto suo. Una cosa che volevamo dire è che i piatti che ci hanno portato sono i piatti del menù degustazione, sono da circa 100 grammi di pasta. E il cameriere ci ha spiegato invece che i piatti che danno normalmente in porzione normale sono leggermente più abbondanti. Grandi, però di poca roba, cioè 100 grammi contro 130 circa, quindi cambia poco. Quindi stiamo a far cambio? A malincuore proprio, eh? Ma ti assicuro che la matriciana sarà un degno sostituto. Che bello, siete che le fettuccine sono fatte in casa, perché sono tutte irregolari. Questo è uno spaghettone? Uh-huh. Spaghettone alla matriciana, ma è buono, eh? Te posso dire che stiamo a livello di quella lì. Questa è più delicata perché, come dici tu, è meno forte il sapore della sugna. È più equilibrata. Più delicata, più equilibrata. Lo sai cosa vince qua? Vince il guanciale. Sapore complessivo, quella era più sapida. Quella da amendola, eh? Perché loro magari stanno a dire che stanno a parlare del ristorante di amendola, di cosa amendola. Esatto, una matriciana alla paura. E però il guanciale era molto più crispy. Il guanciale era molto più, passami il termine, banale rispetto a questo. Questo è un guanciale di qualità. Buono. Buono. Guardate la sugnetta e la cremetta. Esiste qualcosa di più bello? Non lo so, eh. Poi guanciale, quello più
morbido. Non lo massi. Mai trovato un guanciale così buono in una matriciana o comunque in un piatto romano. E questo, eccolo qua, vedi che si spacca. Questo qui è quello più croccante. Non so se si sente, però sotto i denti vi assicuro che è bello croccante. Altro che pane nell'olio. Scarpetta nella sugna. Il momento più bello. Il momento più bello della serata. Ecco, la faccia dice tutto. Sì, mandami il piatto. Fammi scarpetta. Beccatele sta carrellata alle secondi con una fettina che in realtà è una fettona panata, perché non so se si vedrà il piatto ma è grande come una mano, con panata col pane fatto da loro, con le uova delle galline felici, con la maionese sempre fatta da loro, e vicino ci sono le patate fritte tagliate insomma stick dell'Alto Ticino con una salsina. Invece dalla mia parte trovate i super broccoletti ripassati e poi praticamente il pollo alla cacciatora, che è sempre il pollo cotto nel vino con le spezie, l'aglio, insomma vino bianco e via dicendo. Mi copre la faccia, credo. Perfetto. Perfetto. Questo broccoletto ripassato è semplicemente perfetto. È il turno delle patate, rigorosamente con la buccia. Ovviamente patate artigianali, tutte tagliate in modo diverso, tutte con spessori diversi, sale QB, ma posso fare una cosa che in un ristorante non andrebbe fatta? Se può, dai, se può. Sporchiamoci le mani. La fettina panata è super. Panata nel loro pane, ora la proviamo anche con questa maionese. Comunque pure la maionese è buona. Una bella maionese che sta de fatto in casa, che sta di uova, c'ha un bel colore, ma dal video non si vede perché abbiamo comunque la luce sparata in faccia, però bella giallina, una bella e buona maionese. Facciamo l'aeroplanino. È buono. È buono, sì. Ma sai cos'è buona? Tutta la... Facciala vedere. La salsina, la cremetta. Facciala vedere bene. Avvicina al piattino. Quella è buona. Comunque... Non si trova un difetto. Qua da Callegari non si trova un difetto. Ora ti imbocco io. Senti quanto è buona sta fettina panata. Senti la panatura. Buona, eh? La panatura è buona. È buona la canna all'interno, ma la panatura fa il tutto. Sta entrando Callegari, l'ho visto da fuori, eccolo qua, ci ha pure fatto un sorriso alla telecamera. Ora provo a importunarlo, vediamo se ci scambia. Se scambia qualche chiacchiera con noi, va. Ci proviamo. Lo chiamiamo. Chiamiamo Callegari. È scomparso però. Vabbè. È andato in cucina. Sono arrivati i dolci, ma io credo che i dolci davanti Stefano Callegari possono un attimo aspettare. Io sono emozionato, cioè mi scende la lacrimuccia. Dopo di lei, quando l'ho visto passare, ho detto quello è lui, è lui, è lui.
Per chi ha sta passione, come quando vedi il calciatore, no? Per il calcio, vedi il calciatore tuo preferito. Hai mangiato bene, ho mangiato bene. Tu. A parte gli hack, una critica sì. Non l'abbiamo fatta. Una. Sì. Mo magari la facciamo adesso col dolce, ma una non c'è stata. Ah no, pensavo me la stai facendo. No, è ancora devo provare. Alcuni dicono, porzioni troppo larghe. Tra l'altro credo una ricotta e viscio l'ha rivisitata, almeno nella forma. Sì. Dentro il barattolino. Sì. C'è questa ricotta lavorata un po' alla siciliana con tanto zucchero, no? Tipo cannolo. Tipo cannolo siciliano. E poi ci mettiamo le viscere cantiana e una frolla fatta da noi all'olio. No. Comunque, prima di tutto, complimenti per il menù e per i piatti che presentate, perché sono veramente clamorosi, veramente buoni. E, ma come è nata sta cosa? Cioè, comunque dal forno alla cucina. Ma io ho sempre avuto un po' la passione della cucina. Poi certo da lì a fare il ristorante il passo è lungo, no? Però ho sempre fatto pizza, poi antipasti, supplì, cose intorno. Poi col trapizzino cucino per migliaia di persone al giorno. Famoso in tutto il mondo. Cose anche a parte la pizza, però sono sempre stato legato a questa cosa. Però c'avevo, dico, no, dopo 50 anni apro una pizzeria, poi c'è stato un po' il Covid e mi ha frenato, poi alla fine è capitato, ho detto ma proviamoci, perché no? Certo, passare, certo, ti dico la verità, è questo. Grazie, ma passare dalla cottura con la fiamma, no? Quindi col fuoco, alla cottura con l'acqua, al bollitore. È proprio diverso. È un altro mondo. Mi sono trovato proprio spiazzato. Dico, oddio. Un casino, però alla fine dai. Da quant'è che abbiamo aperto? Qua guarda, a settembre abbiamo fatto un anno, quindi un anno e qualcosa, insomma. Un anno e mezzo no, ancora no. E niente. Mo proviamo i dolci. Dai. E poi ve lasciamo chiudere perché siamo rimasti solamente. No, tranquilli. Siamo rimasti tranquilli. Solamente noi. Non comunque c'è è bello anche questo qua, eh. Ti piace la pectina manata? Che poi è il suo. Particolare più che alla fine è uno strudel, però l'idea viene dal fatto quando ho scoperto la pectina, era questo addensante naturale che sta sotto la buccia della mela di altri frutti che serve a fare le marmellate. Ho detto io questo nome devo via è bucce che c'è, cioè una pectina panale friggere, perché tipo fettina panata, pectina panata. Poi alla fine non mi veniva così la buccia. Alla fine ho fatto questa specie di strudel che è la pasta pirlo, dentro c'è tutta una macedonia mista sicuramente con mela e pera, con buccia, poi uvetta, pinoli, cannella, limone, insomma un po' arricchita, è cotta e anche un po' cruda, croccante, e poi ci farcisco questi tre strati di pasta pirlo, la chiudo con l'uovo e poi la tuffo nell'uovo sbattuto e la pano con gli orosaiva e altri e biscotti sbriciolati come fosse pan grattato e poi viene fritto e è croccante così, zucchero a velo e un po' di crema pasticcera all'antica con la farina, vedi, bella soda, infatti si vede, sì, sì, proprio come la farebbe nonna, senza voler essere belli lucidi, no? Sai, oggi è di moda usare, sì, i cosi, gli amidi, la texture, no? Gli come la chiamano, di mais, l'amido di per fare la crema pasticcera più fluida, sì, la vedi tutta però liscia. Poi non è soda come deve essere la crema pasticcera, manca un po' la corposità. Allora, dato che qua facciamo la cucina un po' della nonna, un po' di casa, e io dico vabbè, anche me frega, fatela all'antica così com'è, magari piace di più. Nulla da dire. E quindi buon appetito. Grazie. E ora passiamo ai dolci. Il maestro già vi ha spiegato di cosa si tratta e questo qua è l'interno. Mi fa gola. Crema pasticcera. Faccio l'assaggio, va. Dovrei provarlo? Fammi provare prima
la crema pasticcera. È bella corposa. Veramente la crema che te fai a casa, che te fa nonna, che te fa mamma. Buona. È leggerissimo comunque, eh. Ma cos'è? Troppo buono. A parte la parte dentro tutta bella acidina, questa qui dà un'acidità notevole, ma la parte fuori super friabile, fina, fritta bene, bella croccantina, un dolce che non provi sicuramente da nessun'altra parte, ma un dolce che riprenderei altri mille volte. Buono, buono, buono. Io sono andato in fissa con questo dolce, ma male, 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 eh. Niente, le basta che magna. Comunque pure la frutta all'interno buona, eh, bella presente, grossolana. Beh, qui mai che mi fa vedere. Te sei mangiata tutto, erculetto quello è. Buono pure erculetto però, ve lo assicuro. Io una ricotta e viscola così penso di non averla mai vista. Nel barattolino sembra quasi una cheesecake. E quasi un tiramisù. Interessante. Vediamo un po', va. Venite qua. Ok per tutto quello che abbiamo mangiato, ma solo per questo. Non puoi capire che cos'è. Facciamolo vedere. No, vabbè. Ha vinto su tutto, cioè le cose che abbiamo mangiato questa sera erano clamorose, da 10, questa ha vinto, ha superato il 10. La ricotta è super fresca, lavorata quasi in modo spartano, rimane un po' con i grumi, non è liscia liscia, rimane con i grumi, quindi la senti in bocca proprio ruvida. Mar sapore, io credo che sia una ricotta di quelle proprio buone che gli porta qualche produttore locale, perché c'ha proprio un sapore che è diverso da tutti i dolci che prendi in giro nei ristoranti a base di ricotta. E poi ci sono le visciole che accompagnano molto molto bene, e poi c'è Stimona che mi guarda, che credo che la vorrebbe assaggiare, e gliela fa assaggiare, se no sembra che sono matto, pare che mi sta a mangiare chissà che cosa. Iode. Voglio capire se so io che sono matto, che pare che so che mi sono mangiato chissà che cosa, o se è clamoroso sto dolce. Guarda, l'unica cosa che non hai detto è che credo che sia ricotta di pecora questa. Sì, sì, è ricotta di pecora. Non credo, sì. Eh sì, è grumosa. È cioè grumosa, sembra quasi sbattuta. Sì, ma la qualità di questa ricotta, il sapore di questa ricotta. Sì, sì. Cioè, senti una ricotta di quelle proprio buone, buone che da pascolo proprio. Sicuramente. Viene in mente allo street food del ghetto quando ha detto si sente la pecora dentro. No, questa posso dirlo? Questa ancora di più. Posso dirlo? Questa ricotta sicuramente batte la ricotta della ricotta e visciola di Boccione al ghetto. Qualsiasi ricotta e visciola abbiamo mangiato fino adesso. Cioè è stata una cosa clamorosa. Non te la mangia tutta, le prego, lasciami un altro po'. Quel dolce era buono, no, particolare, particolare, buono, lo riprenderei.
Ma questo non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio. Allora, a mezzanotte inoltrata, ovviamente siamo rimasti solamente noi, ci scusiamo, ora giuro che ce ne andiamo e non ce menate, non torniamo più, cioè torniamo ma... Fino a mezzanotte la cucina è sempre aperta. Quindi, comunque, giusto per fargli vedere il locale, questo qui è il locale, con tutti i piatti sulla parete. E niente, ve lo dico io che Simona si sta a vestire. No, ve lo dice lei. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un commento, mettete like e venite a trovare questi ragazzi da Romanè perché merita. E non a mezzanotte che sennò ve menano. No. Menano a noi e menano a voi. Ciao. Buonanotte.